rinnova la sua gamma di stampanti. Questo è il modello base, la DeskJet 3070A. È una stampante all in one. Novità di quest'anno però è la, pur essendo una DeskJet, è wifi e viene introdotta la tecnologia HP ePrint, che ci consente di stampare semplicemente inviando una mail. Tecnologia ePrint che da quest'anno consente anche di personalizzare il proprio indirizzo email, quindi non c'è più la vecchia stringa alfanumerica difficilissima da ricordarsi, ma l'indirizzo può essere personalizzato col nome che si vuole, quindi le email possono essere spedite a questo indirizzo, molto più facile da ricordare. Altra novità è la presenza delle cartucce colore separate, quindi è possibile cambiare semplicemente il colore che si è esaurito senza dover buttare tutto l'intero pacco di cartucce da tre colori ad esempio. Salendo un pochino di gamma troviamo la HP PhotoSmart 5510, anch'essa ovviamente wireless e con tecnologia HP e Print. Troviamo uno schermo touchscreen a colori, come vediamo in questo caso essendo il modello base di questa linea lo schermo è abbastanza piccolo, tiene 4 icone contemporaneamente, ma questo ci indica anche che su questa stampante sono presenti le apps, quindi è possibile scaricare dal sito di HP, alcune le troviamo già integrate nella stampante, tutta una serie di apps connesse che ci permettono di effettuare alcune operazioni legate alla stampante, adesso lo vedremo a breve. Modello un pochino più evoluto invece la HP PhotoSmart 6510 che monta uno schermo LCD, sempre colori, sempre touch, ma dimensioni leggermente maggiori e soprattutto integra la stampa fronte e retro automatica. Come vediamo il corpo della stampante è infatti leggermente più grande, ma non è presente a vista nessun modulo, perché il modulo fronte e retro è integrato all'interno della stampante. Top di gamma invece la HP PhotoSmart 6510, troviamo uno schermo LCD touch a colori ovviamente da 9 pollici di diagonale e qui possiamo apprezzare in tutta la loro complessità le applicazioni di HP. Ci sono le classiche applicazioni che trovavamo anche l'anno scorso come quella di Disney per stampare disegni da colorare, da far colorare per i bambini, applicazioni di Cameo, il web Sudoku da stampare per un Sudoku per poi farlo su carta e una delle ultime novità è l'applicazione di Facebook che ci consente di scaricare le immagini in cui siamo taggati su Facebook e stamparle direttamente sulla stampante, quindi se vogliamo conservare i ricordi di Facebook possiamo farlo direttamente dalla stampante senza accendere il computer. Questa stampante in quanto top di gamma presenta anche delle funzioni un pochino più evolute come per esempio l'alimentatore automatico per i fogli da 25 fogli qua sopra coperto da un piccolo coperchio, quindi è possibile inserire fino a 25 fogli contemporaneamente e scansionarli in maniera del tutto automatica. Abbiamo anche un'altra cartuccia del nero, il nero fotografico, quindi oltre alle classiche tre cartucce colori e al nero di stampa abbiamo anche il nero fotografico e soprattutto abbiamo la tecnologia eFax che ci consente di inviare fax elettronici direttamente dalla stampante, quindi non è un fax tradizionale su linea telefonica ma semplicemente un fax via web. Iscrivendosi ai fax è possibile ricevere gratuitamente da 20 a 25 pagine al mese da inviare via fax direttamente appunto dalle stampanti HP.